Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Eccoci con il consuetudinario video riguardo gli ultimi messaggi e circolari pubblicati dall'INPS. In questo video ci soffermiamo sulla circolare INPS numero 21 del 3 febbraio 2022. Vediamo insieme tutti i dettagli in questo breve video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Attraverso la circolare 21 pubblicata in data 3 febbraio 2022, l'INPS ha fornito le indicazioni per quanto riguarda l'applicazione delle novità apportate dalla legge dell'1 dicembre 2018 numero 132 riguardo la disciplina di tutela prevista dalla legge 23 febbraio 1999 numero 4 per quanto riguarda i soggetti vittime delle richieste estorsive e dell'usura. La misura nello specifico riguarda solo gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione. Bisogna ricordare che per evento lesivo si intende qualsiasi danno ai beni mobili o immobili, lesioni personali, ovvero danni sotto forma di mancato guadagno relativo all'attività esercitata. Le nuove istruzioni vanno ad integrare quelle fornite con la circolare numero 54 pubblicata in data 18 marzo 2022 e l'istanza di sospensione viene specificato deve essere presentata alla struttura territoriale competente unitamente alla copia della richiesta di elargizione a titolo di ristoro già prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge numero 44 del 1999 alla copia del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica. Inoltre la circolare specifica le istruzioni anche riguardo l'applicabilità dell'esclusione delle sanzioni civili dai versamenti effettuati al termine della sospensione. In ogni caso, per tutti i dettagli specifici rimandiamo alla circolare direttamente sul sito dell'INPS. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti!